Sono tornati a salire i contagi da coronavirus in Molise, 22 in più, di questi 21 appartenenti ad una comunità rom di Campobasso. Si attendono ora altri tamponi. I sindacati scrivono alle istituzioni regionali per chiedere un'intesa con l'ASREM al fine di una maggiore attività di prevenzione sui luoghi di lavoro. Il Comitato Agricolo lamenta gravi carenze organizzative e lancia l'allarme sulle condizioni degli addetti al settore. Una critica arriva alla politica regionale e quella nazionale. Negli ultimi due mesi è migliorata la qualità dell'aria in Italia e nel resto d'Europa. Le fabbriche chiuse e il traffico limitato hanno giovato all'ambiente esterno. Buongiorno a tutti e ben ritrovati con l'informazione del giorno del telegiornale di TLT. Torniamo a parlare ancora di coronavirus. In queste ore sono saliti i contagi in Molise, a Campobasso 21. Si tratta di persone tutte appartenenti alla comunità rom del posto. Intanto si attendono altri tamponi appena effettuati, ma vediamo il dettaglio. Nel pieno della fase 2 tornano a salire i contagi da coronavirus in Molise. Da diverse ore, su un totale di nuovi 144 test, ben 22 persone sono risultate positive al Covid-19. Di questi, uno a Campomarino e 21 a Campobasso. Si tratta di persone appartenenti ad una comunità rom del posto, pare tutti asintomatici al momento. Secondo le prime indiscrezioni, pare il contagio sia avvenuto a seguito di un funerale, che però era stato anche monitorato. In queste ore il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ha riferito che verranno effettuati ulteriori controlli con la polizia locale per cercare di circoscrivere le linee dei contagi. Dall'inizio della pandemia sono stati 8.177 i tamponi eseguiti, su questi 7.850 hanno dato esito negativo. Intanto ricordiamo che sono sempre 6 i ricoveri al Cardarelli del capoluogo, tutti i pazienti si trovano all'interno del reparto di malattie infettive. Al momento sono invece 168 le visite mediche domiciliari effettuate dai giovani medici delle USCA, sono 203 i pazienti in isolamento domiciliare. In queste ore i vertici dell'azienda sanitaria informeranno circa la situazione attuale, anche a seguito di ulteriori tamponi eseguiti. Intanto sono giunti in questi giorni i primi viaggiatori tornati dalle zone del nord, per tutti ha ribadito il governatore Toma, è previsto un periodo di quarantena obbligatoria, la massima attenzione anche all'interno delle abitazioni. E sono circa 500 i molisani rientrati in regione dal 4 di maggio, la conferma arriva dal direttore generale dell'azienda sanitaria regionale ASREM Oreste Florenzano. Nelle prossime ore saranno sottoposti anche altri test sierologici. Intanto il presidente della regione Donato Toma ha emesso un'ordinanza in vigore fino al 10 di maggio e ha stabilito un periodo di quarantena obbligatoria di 14 giorni e il divieto di spostamenti e di viaggi per chi è rientrato in regione. Chi rientrerà nei prossimi giorni. E il SOA scrivo, i sindacati scrivono alle istituzioni regionali per chiedere ufficialmente un'intesa con l'ASREM al fine di una maggiore attività di prevenzione della sorveglianza per il Covid-19 mediante tamponi con postazioni mobili. Ma vediamo il contributo. È evidente che qualcosa di queste aperture delle produzioni nelle aziende non li ha convinti. Questi dirigenti del sindacato operai auto-organizzati e dell'FLM Uniti, tanto che hanno pensato di scrivere direttamente e ufficialmente alla regione per chiedere si proceda subito con un'intesa con l'azienda sanitaria per provare a prevenire i contagi da Covid-19, cercando innanzitutto la sorveglianza, magari attraverso postazioni mobili in grado di effettuare tamponi volontari ai lavoratori. Affermano che la proposta nasce da una lunga battaglia sulla sicurezza e la salute degli addetti sui luoghi di lavoro. I dipendenti, scrivono, non possono più sostenere spese per test sierologici e tamponi per Covid-19, come già sta avvenendo autonomamente presso poliambulatori specialistici privati. È compito delle imprese, del governo nazionale, di quello regionale, delle amministrazioni territoriali e della sanità pubblica garantire e prevenire la salute di tutti i lavoratori e delle loro famiglie, a favore delle stesse comunità di appartenenza, soprattutto quando si decide di ripartire ogni linea produttiva.
I test sierologici e i tamponi pare che scientificamente rimangono, anche per i soggetti asintomatici, i mezzi più efficaci per individuare il virus. E da anni Giorgio Scarlato con il Comitato Spontaneo Agricolo Uniti per non morire lancia l'allarme sulle condizioni degli addetti nel settore dell'agricoltura. Una critica in questo momento arriva alle politiche attuali nel comparto sia a livello nazionale che europeo, ma andiamo a vedere i dettagli. Si sente inascoltato, come una Cassandra che racconta sempre di sciagure e sconfitte e non viene mai presa sul serio. È questa la posizione di Giorgio Scarlato, che Il insieme ai comitato suoi deputati compagni di sembra impegno e di sicuro lotta rispetto del alle Comitato controversie Spontaneo spontanee che Agricolo restano. Uniti per non Da morire, questi continua documenti la risulta battaglia che la per chiedere quarantena la sia una massima cosa, attenzione per ma un soprattutto comparto un sempre più coltivatore che mortificato vive. dalla politica nazionale, europea e di stampo locale. Un settore, quello agricolo, che necessita di un sostegno prioritario, soprattutto oggi in piena difficoltà. Quali gli argomenti? Quelle che ormai oggi sono sulla bocca di tanti, come i contratti di filiera, così come formulata per il grano duro, ad esempio, è solamente una disperata filiera. La criticità atavica dei consorzi di bonifica Basso-Molisani, la mancanza di reddito, grazie a meccanismi e pratiche a dir poco mortificanti per gli imprenditori onesti, misure di PSR, i cosiddetti piani di sviluppo rurale poco funzionanti. Primo insediamento, ad esempio, per i giovani agricoltori che da anni stanno ancora aspettando. A tal proposito, il Comitato Spontaneo si opponeva ai progetti di primo insediamento che sponsorizzavano l'acquisto dei trattori. Di contro, i progetti imprenditoriali dovevano prima essere premiati per il giovane imprenditore che avrebbe portato e quindi prodotto redditività scaturita da progetti innovativi. Ora pare che in questa misura l'acquisto dei trattori non sia più contemplata. E la questione della fauna selvatica. Una puntualizzazione per quanto suddetto. Il Molise, come storia insegna, non è solo terra ricca di acqua, di bellezze naturalistiche, archeologiche, di tradizioni, di antico dolore di emigrazione. È anche, grazie alla politica che spesso ha offerto il suo servizio al miglior offerente di turno, terra che ha e poteva dare e che non è riuscita a valorizzare, come ad esempio lo sviluppo del territorio visto nel binomio agricolo-turistico. Politici, ma tanti, spesso e volentieri non vedevano al di là del proprio naso, non di rado votati solo a forme degradate di inutile saggezza. E questo anche grazie alla rassegnazione, o forse addirittura indifferenza del popolo molisano. E dal governo nazionale nessun aiuto per la ripartenza. Queste le dichiarazioni della consigliera Filomena Calenda riguardo la crisi sanitaria in corso. Il comparto del governo nazionale afferma rischia di rendere ancora più difficile la ripresa di un'Italia in ginocchio. Nell'ultimo bilancio regionale, ha spiegato il presidente della quarta commissione, sono stati stanziati 58 milioni di euro, 45 per le attività produttive, il resto per il sostegno delle famiglie e per l'inclusione sociale. Stanziamenti che però sono stati reperiti attraverso una riprogrammazione dei fondi europei. Questo dice e spiega come dal governo nazionale non siano arrivate misure per il rilancio dell'economia regionale. E nel mondo del volontariato ha offerto e continua a garantire un contributo importante in questa fase emergenziale, il ringraziamento da parte del comune di Campobasso. Ma andiamo a vedere. Un contributo importante in questi mesi di profonda crisi sanitaria ed economica è stato dato dalle organizzazioni e dalle associazioni di volontariato che si sono adoperate in tutta la regione. A Campobasso hanno lavorato in piena sinergia con l'amministrazione di Palazzo San Giorgio, supportando anziani e bisognevoli di assistenza. La disponibilità completa di tanti volontari ha consentito di intervenire in diverse situazioni critiche rapidamente e con efficacia, ha spiegato l'assessore alle politiche sociali Luca Praetano. L'aiuto delle associazioni del terzo settore ha sempre evidenziato dedizione e passione per le sorti dell'intera comunità. È stata così organizzata una rete di intervento a supporto delle attività della struttura delle politiche sociali. Così le amministrazioni possono contare su una marcia in più circa attività progettuali da portare a termine. Inevitabile da parte degli esponenti politici comunali un ringraziamento speciale a tutti coloro che si sono prodigati per il prossimo, dai Vigili del Fuoco all'Unitalsi, dall'Associazione Nazionale Polizia di Stato
stato all'Avis, dalla Croce Rossa Italiana alle associazioni Bedel e Cives. E dall'11 maggio riprenderà l'attività lavorativa dell'Agenzia regionale Molise Lavoro per i centri dell'impiego di Campobasso, Termoli e Isernia. L'apertura riguarderà però solo le procedure amministrative. Gli operatori risponderanno alle richieste di informazione di dettaglio esclusivamente tramite posta elettronica consultabile sul sito dell'ente. E parliamo adesso dell'importanza del compostaggio domestico. Negli ultimi mesi il comune del capoluogo molisano ha fortemente intensificato questa promozione. Andiamo a vedere. L'amministrazione comunale di Campobasso negli ultimi mesi ha intensificato la promozione del compostaggio domestico attraverso la distribuzione gratuita alle utenze che ne hanno fatto richiesta dei contenitori dove conferire e smaltire tutti gli scarti organici. Proprio la frazione organica, ha precisato l'assessore all'ambiente al comune di Campobasso Simone Cretella, è la più importante del volume complessivo dei nostri rifiuti perché ne costituisce la porzione principale, la più pesante, incidendo quindi anche sui costi di smaltimento. Se avviata in discarica, tali rifiuti, infatti, quando sversati tra quelli indifferenziati, risultano dannosi. Con i processi di fermentazione producono enormi quantità di metano, tra i principali responsabili dei cambiamenti climatici, e generano un pericoloso percolato, una vera minaccia per il sottosuolo e per le falde acquifere. Eppure quella organica resta la parte potenzialmente più preziosa dei nostri scarti, a condizione che la si smaltisca nel modo adeguato. Il compostaggio è la destinazione naturale dei rifiuti organici, la chiusura virtuosa del ciclo, in linea con i principi dell'economia circolare e sul modello di ciò che avviene in natura, una pratica che assume ancora di più valenza quando effettuata nel proprio giardino. I vantaggi del compostaggio domestico, ha aggiunto Cretella, sono molteplici: possibilità di ottenere uno sconto del 20% sulla parte variabile della TARI, sensibile diminuzione della quantità di rifiuti da avviare in discarica con derivanti risparmi per la collettività, minori emissioni di gas climalteranti, produzione di eccellente compost fertilizzante da riutilizzare nell'orto o in campagna per restituire sostanza organica alla terra. Attualmente sono oltre 800 le composterie distribuite ai cittadini di Campobasso, per lo più residenti delle contrade, ed altre sono in distribuzione in queste settimane. Per impiantare una composteria domestica è sufficiente possedere uno spazio idoneo all'aperto, anche piccolo, e null'altro, considerata la scarsissima manutenzione di cui necessita. Per farne richiesta è possibile contattare la SEA attraverso il numero verde 800 99 31 59 e concordare giorno ed ora del ritiro. Per quanti invece non dispongono della possibilità di impiantare una compostiera, va rimarcata la straordinaria importanza di una corretta raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti. E anche le agenzie assicurative sono regolarmente aperte dopo l'avvio della fase 2. Noi siamo andati in due attività della provincia di Isernia per vedere come vengono gestite le richieste a seguito delle nuove norme antivirus. Ma andiamo a vedere. Siamo negli uffici dell'agenzia Multiservice Sbarra, con noi Milena Sbarra, che è agente dell'Allianz Assicurazione. Allora, questa fase 2 come la state affrontando voi? Abbiamo adottato tutte le misure preventive per garantire la tutela sia dei nostri dipendenti che dei nostri clienti. Infatti, come puoi vedere, tutti indossano le mascherine, ci sono gel igienizzanti a disposizione della clientela ed in più abbiamo anche ideato distanziatori sociali per mettere tutto in sicurezza. I clienti possono venire anche, vengono uno alla volta. Allora, l'accesso è contingentato, quindi possono entrare al massimo due persone alla volta e privilegiamo gli strumenti a distanza, quindi il cliente può firmare il contratto direttamente da casa con l'invio di documentazione via mail. Abbiamo un nuovo strumento che Allianz ci mette a disposizione, che è quello del One Time Password, quindi il cliente può, attraverso un codice che gli viene inviato via SMS, sottoscrivere un nuovo contratto, sostituirne uno già in essere.
Ma vi chiedono informazioni se è possibile assicurarsi contro questi rischi di questo pandemonio? Assolutamente sì, i clienti sono molto spaventati e vogliono tutelarsi in questo particolare momento di emergenza sanitaria. Infatti, le compagnie assicurative hanno ideato delle polizze apposite che prevedono una diaria da ricovero e da convalescenza da Covid con un rimborso spese mediche. Siamo nell'agenzia Unipol, sempre del gruppo Sbarra. Anche voi qui per la fase 2 vi siete attrezzati in che maniera? Ci siamo organizzati con dei distanziatori sociali e igienizzante per le mani e all'occorrenza, in caso il cliente viene senza mascherine e guanti, offriamo anche quello. E come regolate l'accesso dei clienti in agenzia? Facciamo entrare massimo due persone alla volta e abbiamo messo delle linee per terra, dei distanziatori per far entrare i clienti e farli rimanere alla distanza di 1 metro. Per Il quanto cliente riguarda, come deve essere equipaggiato, per così dire? con guanti e mascherina, altrimenti non entra. No, Lo fanno? non tutti, però come se vengono senza nulla, gli diamo tutto noi. Ma almeno i clienti chiedono notizie su polizze eventualmente collegate Sì, a questo male. chiedono molto polizze su malattia, proprio inerente a questa pandemia. E poi stipulano? Non tutti, alcuni sì, altri no. Assicurative di tanto altro si parlerà nel nostro programma Il Molise che va in onda questa sera alle 21 e replica domani alle 15 sulla nostra emittente. Inoltre ci sarà anche un'intervista effettuata 2 anni fa ad un malato di SLA, il signor Irnerio Musilli, che è venuto a mancare proprio pochi giorni fa. Per noi dirige Michele D'Alessio. E ancora una volta, dopo settimane, alcuni commercianti di Isernia, in particolar modo la responsabile di diversi negozi di abbigliamento, denunciano gli inaccettabili ritardi circa la cassa integrazione e le riaperture in vista del 18 di maggio. L'imprenditrice precisa che i suoi dipendenti sono ormai senza stipendio dalla fine di febbraio, una situazione inaccettabile che non è stata riscontrata in altre regioni e per tale motivo si appella nuovamente al presidente della regione, Donato Toma, affinché giungano i fondi per la sopravvivenza del tessuto lavorativo del posto. E domani sarà riaperta al traffico la strada provinciale 86 Stonia Forlì del Sannio a Roccasicura con l'istituzione del senso unico alternato. Il progetto dei lavori redatto dall'amministrazione provinciale di Isernia ha riguardato la realizzazione di un bypass che ha permesso la continuità della strada per il collegamento dei 2 centri abitati con la riparazione di alcuni dissesti e la sistemazione della banchina e delle cunette. E negli ultimi 2 mesi la qualità dell'aria è migliorata in Italia e nel resto d'Europa, le fabbriche spente e il traffico quasi azzerato hanno reso migliore l'atmosfera. Ma vediamo. L'isolamento globale e il blocco delle attività produttive per oltre 2 mesi, tra le poche note positive, ha prodotto il miglioramento della qualità dell'aria nelle città dell'intera Europa per effetto del sensibile calo dell'inquinamento atmosferico. L'aria più pulita solo ad aprile ha portato, a parere di esperti internazionali, a 11.000 decessi in meno in Gran Bretagna e in altre parti del vecchio continente come Italia, Germania e Spagna. Il calo verticale del traffico stradale e delle emissioni industriali ha comportato anche 1.300.000 giorni in meno di assenza dal posto di lavoro, 6.000 ragazzi in meno che sviluppano asma, 1.900 visite evitate al pronto soccorso e 600 minori nascite premature. L'aria più respirabile è uno dei pochi lasciti positivi della pandemia provocata dal Covid-19. Rispetto ai primi mesi del 2019, i livelli di biossido di azoto sono diminuiti del 40%, mentre i particolati più piccoli sono scesi del 10%. In Molise, i dati relativi all'inquinamento atmosferico segnalati a Venafro nelle prime settimane di stop al traffico veicolare hanno fatto registrare però picchi sempre elevati. Probabilmente le polveri sottili delle industrie dell'Interland hanno mantenuto i livelli della qualità dell'aria preoccupanti. Parliamo adesso di formazione, una riformulazione dei percorsi di orientamento per permettere a studenti, famiglie e istituti di scoprire l'offerta formativa
dell'Università degli Studi del Molise, guidata dal rettore Luca Brunese. Dall'11 al 15 di maggio sarà aperto un Open Week Unimol sul canale YouTube dell'Ateneo per far conoscere i corsi di laurea e periodi di studio specializzazione all'estero. È prevista anche una presentazione che coinvolgerà docenti, laureati e testimonial. Saranno spiegati i piani di studio, sbocchi professionali, collaborazioni con enti di ricerca esteri, agevolazioni economiche, borse di studio e residenze universitarie. L'Open Week si aprirà da questo lunedì alle 12. E vediamo adesso le previsioni del meteo. Poco nuvoloso oggi sul Molise, le temperature sono comprese tra i 5 gradi la minima a Campobasso e i 20 gradi la massima ad Isernia. Venti deboli provenienti da sud-est, poco mosso il medio adriatico, ampi spazi soleggiati e valori climatici stazionari domani sulla regione. Verso la conclusione anticipata, la stagione calcistica nei dilettanti non ci sono margini sufficienti per poter proseguire i campionati minori. In questo contributo ne abbiamo parlato con Fernando Sica, vicepresidente dell'Olimpia Agnonese. Ascoltiamolo. Professor Sica, vicepresidente della Società Olimpia Agnonese, si riducono sempre più le speranze di veder completare il torneo di Serie D. Siamo oramai al mese di maggio, secondo lei non ci sono più i termini per terminare il campionato? I margini per ricominciare il campionato sono quasi nulle, perché giustamente già è difficile ricominciare in Serie A, figurati a livello di Serie D, e quindi si prospetta un annullamento, oppure bisogna aspettare che cosa decide la federazione per quanto riguarda se ci saranno delle promozioni e se ci saranno delle retrocessioni. Peccato, perché ormai come quest'anno avevamo iniziato un ottimo campionato e stavamo proseguendo per fare un'ulteriore bella figura, ma purtroppo questo coronavirus ci ha un po' distrutto in tutte le cose, e adesso stiamo lì ad aspettare una decisione della Lega. Ma non è solo per quest'anno, ma sarà difficile anche per il prossimo anno riprendere, perché nella realtà come Agnone fare un campionato a porte chiuse, dove le partite se le vedono solo 3 o 4 persone, sarà difficile, perché come lei sa, in Agnone il calcio è molto seguito e il campo sportivo è sempre pieno di tifosi, di appassionati. Quindi secondo me la Lega, ma lo stesso Stato, devono fare delle serie di provvedimenti per far sì che il calcio diventa una questione anche sociale, altrimenti molte società si rischia di che nel prossimo anno non andranno a fare nessun campionato. Quindi secondo lei si potrebbero prevedere anche defezioni di numerosi club e modifiche ai campionati, soprattutto a partire dalla Serie B ai tornei dilettantistici? Sicuramente, perché soprattutto la nostra categoria, la Serie D, dove noi non riceviamo nessun compenso e nessun, diciamo, sponsor, è tutto a carico della società, quindi sarà difficile ripartire con questa crisi economica che c'è, e le società si riduceranno veramente all'osso. Ecco perché io prima dicevo che lo Stato, la FIGC, ma soprattutto lo Stato si deve far carico, perché il calcio non è solo Serie A, Serie B, ma è anche le altre categorie minori, soprattutto anche per quanto riguarda l'attività del settore giovanile, dove lì sarà molto, ma molto difficile anche qui ricominciare.
Ricominciare, ma eventualmente a porte chiuse, non è più calcio, soprattutto negli ambienti, ripetiamo ancora una volta, dilettantistici. Ma no, non ha senso, anche, non ha senso ricominciare a porte chiuse. Giustamente, come dicevo io prima, in Agnone la realtà del calcio è molto seguita, quindi giocare, fare tanti sacrifici economici e soprattutto anche di lavoro, e poi la partita la possono vedere solo le decine di persone, non ne vale proprio la pena. Giustamente non è facile trovare la soluzione. Noi ci auguriamo, come ci auguriamo un po' tutti, che questa si trovi al più presto il vaccino e si possa continuare con una certa facilità. Ma in questo modo sarà difficile ricominciare anche a settembre, salvo se non ci saranno dei cambiamenti un po' diversi. Ecco che qui sia il governo che la Lega, che i presidenti delle società si devono mettere a tavolino per cercare di trovare una soluzione adeguata alla necessità. E con questo servizio è tutto, si conclude qui l'edizione del giorno del telegiornale di TLT. Io come sempre vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci.